è la grande speranza nostra che veramente nel sinodo si conosca e si venga a conoscere che l'Amazzonia è l'ultima frontiera dell'umanità, l'ultima frontiera per salvare il mondo da non avere l'ossigeno e il mondo dalla fame. Noi pensiamo di presentare il nostro progetto Nuovo Mosè, che è un progetto alternativo alla distruzione dell'Amazzonia, perché sono le terre più fertili del mondo. Dare alle famiglie 5 ettari di terra, un ettaro per il laghetto, il laghetto che è un ettaro e si fa una piana di riso e si fa 3 raccolti di riso. Dopo si mettono 10.000 avanotti dei pesci che crescono massimo 2 kg. Il progetto Nuovo Mosè è salvare questa gente con le loro forze, con le loro capacità, con la loro cultura, non insegnargli niente di nuovo, solo guidarli e orientarli. Sono 2.500 famiglie, ma fatti con mezzi nostri. Io per realizzare questo progetto mi sono indebitato di tutto. La Conferenza Episcopale Italiana nell'89 ci ha dato 200 milioni. È con quello lì che abbiamo cominciato il progetto Nuovo Mosè. Se distruggi l'Amazzonia per fare pascolo, ogni capo di bestiame ha bisogno di un ettaro di terra. Questo capo di bestiame in un anno ti dà 300 kg di carne. Il nostro progetto, un ettaro di terra in Amazzonia, senza abbattere una pianta, ci dà 40 tonnellate a 60 tonnellate di alimenti, perché l'Amazzonia può salvare veramente il mondo, mantenendo l'ossigeno e dando da mangiare a tutti.